Ed eccoci qua ragazzi per questo nuovo video. Oggi diciamo che andrò a lavare la moto, però prima ragazzi devo fare una cosa importante. Vi voglio presentare questo prodottino qua, che è un'idropulitrice a batteria che ho già provato un po', l'ho comprata, non è una sponsorizzazione, l'ho comprata. E devo dire che mi ci trovo molto bene per pulire la moto, perché il getto non è molto molto potente. Abbiamo varie posizioni da dove possiamo andare a regolarlo. Ok, qua tipo dove si va a regolare la potenza, ok, e poi quello così, si può attaccare a un rubinetto dell'acqua, oppure si può prendere anche ad esempio un secchio e si può diciamo utilizzarlo col secchio d'acqua e pesca l'acqua direttamente dal secchio. Infatti in confezione ci danno la canna con il filtro, così da poter utilizzare l'acqua bella anche filtrata. Inoltre in confezione ci danno anche l'accessorio per lo shampoo, però io non lo uso, quindi niente. Comunque è un bel accessorio da poter utilizzare per lavare la moto. Andiamo a sciacquare, a inumidire la moto ragazzi. Niente ragazzi, vi ho presentato breve video oggi. Comunque per me, per lavare la moto, visto che non è molto potente, appunto come vi ho detto, è molto valido. Vi lascio il link in descrizione sia dell'aggeggio che della batteria, perché non viene venduta assieme. Quindi link in descrizione sia del ridopulitrice sia della batteria. Appunto, non è un video sponsorizzato, ma è una cosa che ho provato io per essere diciamo più comodi, perché comunque sai, con l'idropulitrice normale solitamente si fa un po' fatica, si mette tanto tempo per andare attaccare alla corrente, attaccare all'acqua. Invece questo ve lo portate in giro così, poi di solito sono un po' più pesanti rispetto a questo, che è davvero molto leggero e ve lo portate dappertutto. Quindi io, per me, per lavare la moto è ottimale. Per lavare cose un po' più sporche tipo la macchina così è un ni, perché comunque la gettata non è potente, quindi ecco, un difetto è quello. Però per lavare la moto, ottima scelta. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video, vi ricordo di mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, e comunque nel prossimo video farò vedere come lavo la moto. Quindi grazie ancora e alla prossima. Ciao ciao!